Ore 11, chiesa di Santa Maria degli Angeli delle Croci, Rione Sanità. La piccola bara bianca di Samuele è già nella chiesa dalle prime ore del mattino, accanto a lui i genitori straziati dal dolore. No telecamere, no foto, no curiosi all'interno della chiesa. Una corona di fiori bianchi, al piccolo Samuele, la famiglia. Palloncini, visi scuri, occhi lucidi. Oh, persone del quartiere. C'è mezza Napoli qui. Tutta Napoli, purtroppo sì. Non avremmo voluto assistere a questo. Assurdo, non si può pensare. Impensabile proprio. C'è tensione nell'aria, una tensione palpabile, quella che in questi giorni abbiamo respirato anche in via Foria, dove è avvenuta la tragedia. Gli uomini vicini alla famiglia indossano una maglietta bianca con la foto di Samuele. Mancherà un pezzo di cuore, c'è scritto. Fanno una sorta di servizio d'ordine. Se per cortesia l'accomodate. La telecamera si abbassa, ci spostiamo, veniamo cacciati in malo modo, gli agenti della questura ci scortano, una persona in chiesa ha un malore, riusciamo a girare qualche altra immagine. Poi una rissa, viene aggredito un agente della polizia scambiato per un cronista, mentre nella chiesa il funerale di Samuele è appena cominciato. Andiamo in diretta alla nostra Mara Pannone, vengo da te, ci racconti questa giornata difficile per tanti motivi. Sì, Alberto, come dicevi, eravamo lì anche noi, ci volevamo essere per esprimere la nostra vicinanza a questa famiglia, a questa coppia di genitori giovani, Carmen e Giuseppe, provati da un dolore veramente che non ha nome. Siamo stati lì, come dicevi, con rispetto, con la delicatezza, rimanendo a distanza, fuori dalla chiesa, come avevano detto, nelle postazioni che ci avevano indicato gli agenti della polizia. Per raccontare questo momento, per documentarlo, per far sentire anche questa famiglia appunto la vicinanza di tutto il paese, perché tutti sono rimasti commossi da questa storia terribile di questo bambino, di Samuele, l'unico ad aver diritto di parola, come ha detto l'arcivescovo Battaglia nella sua omelia. E invece ci sono stati momenti di tensione, forse la nostra presenza poi davvero non era gradita neanche all'esterno e quindi siamo stati minacciati, siamo stati spinti, l'operatore è stato minacciato, la telecamera la rompiamo, quindi ci siamo allontanati, ma proprio in quel momento in cui ci allontavamo insieme a tanti altri giornalisti abbiamo invece visto una cosa che ci ha fatto male, abbiamo visto un altro collega di un'altra televisione essere scortato all'interno della chiesa dalle stesse persone che ci avevano allontanati. Il resto lo avete visto nel filmato, siamo rimasti poi così, insomma, comunque abbiamo... Comunque noi ribadiamo che siamo molto molto vicini a tutte le persone che stanno soffrendo in queste ore, non oso immaginare il dolore dei genitori e di tutti coloro che conoscevano questo piccolo. L'altro nostro inviato, Marco Piccaluga, aggiunge un pezzo importante di racconto a questo dramma, perché è andato lì dove vive Mariano, il domestico, colui che ha raccontato, l'ho lasciato cadere e poi sono andato a mangiare la pizza. Questo è ciò che emerge. Mariano Cagno abita esattamente sul vostro laboratorio, che tipo era? Era un tipo tranquillo, scendeva la mattina, andava al lavoro, e massimo un buongiorno. Le volte che è venuto a mangiare qui comunque non ha mai dato segni di aggressività? No, zero, zero. Buongiorno e buonasera. Solo quello, perché era molto chiuso, sì, riservato. Quindi il quartiere è una persona conosciuta? Sì, lo sanno tutti che... Sanno tutti che cosa? Che è malato di mente, cioè, lo sanno tutti. Però mi scusi, molti, pur sapendo che era malato di mente, affidavano le pulizie di casa a questa persona, quindi si fidavano. E io, sai, questa cosa me la sono fatto pure io, questa domanda. Come hanno fatto queste persone? Una persona che parla da solo, averla in casa. Parlava da solo? Sì. In mezzo alla strada parlava da solo, lo sanno tutti. No? Lei abita esattamente sul pianerottolo di Mariano Cagno, che tipo è? Lo conosce? Da un 4 anni a questa parte, siccome vedi, quella è la mia camera da letto e questa è la sua, sono adiacenti, lui parlava da solo proprio, e mia figlia saltava dal letto. Però mai che noi ci avessimo aspettato che lui avrebbe fatto una cosa del genere a un bambino, mai. Da 4 anni a questa parte era peggiorato? Esageratamente. Io con le persone che lo venivano, facevi, non venite a trovarlo, chiudetelo. Non sta bene. Dicevano che lo volevano picchiare, in casa stava da solo. E lei è l'ultima persona che ha visto Mariano Cagno prima che venisse arrestato. Che ora era, se lo ricorda? Ma erano oggi verso le 13:30, questo era l'orario. Quindi era tornato dalla famosa pizza alla sanità? Sicuramente sì. Cosa ha fatto?
Niente, scendeva al vicolo, gli dissi: Maria, guarda, tutto bene. Lui non mi ha pensato proprio, ha abbassato la testa a terra e camminava, stava tutto rosso, tutto sudato. Lo sapevano tutti nel quartiere, lo sappiamo tutti quanti. Secondo lei per quale motivo allora molti affidavano le chiavi di casa per fare le pulizie a questa persona? Noi a Napoli siamo fatti così, diamo il cuore a queste persone che non stanno bene con la testa, però dobbiamo pensare pure che all'improvviso possono fare una cosa di questa. In diretta Marco Piccaluga, emerge un quadro davvero agghiacciante. Quest'uomo parlava da solo, avete sentito il racconto di chi lo conosceva. Marco, vengo da te, ricordiamo che lui adesso è a Poggioreale. Allora, ricordiamo anche che se è vero che tutto il processo si avviterà attorno a questo incidente probatorio, cioè in sostanza la perizia psichiatrica che potrebbe essere chiesta dal legale dello stesso Cannio, è evidente che il documento che avete appena sentito, o meglio le testimonianze di tutti quelli che lo conoscevano bene, assumono una particolare rilevanza. Certo è che Mariano Cannio cresce in questa zona, abita qui dietro, in un contesto familiare veramente difficile. Questa mattina abbiamo appreso che la madre è ancora in carcere, è una tossicodipendente, è dedita allo spaccio, è stata arrestata durante l'operazione Piazze Pulite nel 2007, un'operazione tesa appunto al contrasto dello spaccio. Il padre è morto 8 anni fa, a sua volta un ex tossicodipendente, molto noto nel quartiere perché era considerato uno dei più grossi rapinatori della zona, tanto che aveva un nomignolo qui nel quartiere, lo conoscevano tutti, aveva anche molti soldi. Dunque Mariano Cannio cresce in questo contesto. Purtroppo il padre muore 8 anni fa, 4 anni fa succede qualcosa, ci hanno raccontato anche nel palazzo chi lo conosceva bene, è cambiato, la sua malattia forse è peggiorata. Sappiamo che era in cura in un centro di igiene mentale, certo è che non possiamo sapere se poi quella cura avesse avuto qualche effetto. Daniele Piervincenzi, mi ha colpito molto quello che diceva prima quel signore: noi a Napoli siamo così, accogliamo le persone. Forse questa è stata la dinamica della famiglia del povero Samuele, si poteva evitare tutto questo alla luce di quello che stiamo raccontando? Sai, è vero che Napoli è così, ha un cuore grande e soprattutto i più sfortunati nei rioni vengono accolti, vengono aiutati. Questo era il caso di Mariano. A noi ci ha fatto inorridire quel dettaglio, no? Dopo quell'evento tragico è andato a mangiare la pizza. Però di fatto per il profilo psicologico che ha appena trattato Marco Piccaluga è coerente. Cioè, l'inconsapevolezza, quanto era consapevole Mariano di quello che faceva. Il quartiere racconta di un Mariano peggiorato negli ultimi 4 anni, sensibilmente peggiorato. Allora a quel punto c'è da chiedersi quanto era responsabile affidargli un bambino, affidargli appunto delle responsabilità. Questa è la vera domanda. Ricordavi tu quelle dichiarazioni che mettono i brividi, l'ho lasciato cadere e poi ho mangiato la pizza. Questa è la sua confessione. Alessandro D'Alessandro. Ad un tratto l'ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone, attraverso la finestra, in prossimità del mobile della cucina. Giunto all'esterno con il bambino tra le braccia, mi sono sporto e ho lasciato cadere il piccolo. Ho immediatamente udito delle urla provenire dal basso e mi sono spaventato, consapevole di essere causa di quello che stava accadendo. Sono fuggito dalla casa e sono andato a mangiare una pizza nel rione sanità. Poi ho fatto ritorno alla mia abitazione, mi sono steso sul letto e ho iniziato a pensare a quello che era accaduto. Dopo sono sceso e sono andato ad un bar in via Duomo e ho preso un cappuccino ed un cornetto, poi sono rientrato a casa dove mi avete trovato. Attualmente sono in cura al centro di igiene mentale in via Santa Maria Antesecula e vengo seguito da un dottore che mi ha riferito che sono affetto da schizofrenia. Non ho detto alla famiglia Gargiulo che ero in cura presso il centro di igiene mentale, tantomeno che soffrivo di schizofrenia. Insomma, la domanda rimane: si poteva evitare tutto questo? Adesso chi indaga sta cercando di fare luce sul percorso terapeutico di Mariano. Guardate. È un punto centrale dell'inchiesta sulla morte del piccolo Samuele a Napoli. Qual era lo stato di salute mentale di Mariano Cannio? Il 38enne si trova attualmente in carcere, accusato di omicidio volontario, nella sezione speciale per infermi e minorati psichici del carcere di Poggioreale. Gli inquirenti della Procura di Napoli vogliono capire la sua storia di paziente, verificare cosa dicono le cartelle cliniche e i referti medici, ma anche le terapie prescritte. L'indagato ha ricostruito con coerenza la dinamica della morte di Samuele, raccontando alla polizia quello
che è successo prima e dopo l'istante fatale in cui ha lasciato cadere il bimbo dal balcone dopo averlo preso in braccio, ma è fondamentale chiarire le condizioni di salute di Mariano, capire la sua reale condizione psichica. Lui stesso in questura ha dichiarato di essere schizofrenico e di essere in cura e ha anche riferito il farmaco prescritto che gli sarebbe stato somministrato con un'iniezione proprio di recente. È possibile che vengano quindi ascoltati come persone informate dei fatti medici e sanitari che hanno tenuto in cura l'indagato, così come occorre fare chiarezza su come sia avvenuta la trasmissione delle informazioni dalla ASL agli organi di controllo territoriali. Perché la domanda che tutti si fanno in questa tragedia che ha lasciato tutti sgomenti è: se è vero che Mariano Cagno era potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri, perché non è scattato un sistema di controllo?